Ciao ragazzi, sono tornato con un nuovo video oggi per rispondere a un utente che mi ha scritto direttamente su Instagram in direct. L'utente si chiama Alice, è una ragazza che mi segue da tantissimo tempo, me lo scrive nei commenti, ma io me ne sono accorto perché molto spesso noto i suoi like e i suoi commenti, cosa che mi fa estremamente piacere. Alice mi scrive: "Ehi Joy, lo so che non ho alcun diritto a chiedertelo, ma ho sempre voluto porti la domanda: quali letture ti hanno aiutato nei momenti difficili o di maggiore demotivazione? Ti seguo dall'inizio, quando facevi i video tag e le recensioni di libri. Mi ispiri e mi diverti sempre. Ciao." Grazie mille Alice per questo fantastico messaggio. Hai tutto il diritto, tu come tutti gli altri, di chiedermi qualunque cosa vi passi per la mente, perché se faccio questa attività su YouTube è principalmente per voi, per cercare di condividere sì quello che mi piace, ma anche attraverso la crescita personale, di darvi eventualmente qualche consiglio utile per la vostra vita quotidiana o addirittura per la vostra carriera. Quindi tu mi hai chiesto una cosa veramente importante e cruciale per la vita praticamente di ogni essere umano, perché nel momento in cui ci troviamo in una situazione difficile, appunto come hai detto tu, demotivante e più semplicemente una situazione, in cui ci troviamo in difficoltà, abbiamo l'estremo bisogno di avere accanto a noi una persona o qualche oggetto, in questo caso libri motivazionali, che ci tirino su il morale o addirittura che ci diano quella spinta fondamentale per andare avanti. Ci sono persone che trovano ispirazione anche, mettiamola così, nei libri. Allora, se mi fai questa domanda, ti rispondo che i libri sono una grande fonte di motivazione, anche se la soluzione non è leggere il libro e i problemi si risolvono o c'è la soluzione immediata, ma è più il libro è una specie di provocatore costruttivo che poi in te dovrebbe innescare quel tipo di cambiamento e quel tipo di motore che acceso poi genera cambiamento, miglioramento e poi, se vogliamo, felicità, risultato, eccetera, eccetera. E passando all'atto pratico della questione, io ho scelto tre libri che nel corso della mia vita appunto mi hanno aiutato ad accendere quel tipo di motivazione, quel tipo di bomba atomica che poi esplodendo mi ha dato la forza di andare avanti e di continuare per la mia strada, ma solo perché io stesso ho dato l'opportunità a questi libri di farmi aiutare. Questo è molto importante perché spesso c'è la concezione, questo lo dico in maniera generale, non è per te, Alice, è una considerazione generale che si pensa che lo psicologo di turno, lo psichiatra di turno, lo psicoterapeuta, i libri, un film, qualunque cosa abbiano il compito di aiutarci al 100%. Questo non è vero. Noi facciamo più della metà di ciò che ci ispira, perché noi diamo il permesso appunto di farci ispirare o di darci la forza. Tolta questa premessa, passiamo quindi a sti benedetti tre libri. Il primo libro di crescita personale, che poi non è di crescita personale, che mi ha veramente aiutato, è un libro che io volevo tantissimo all'incirca verso i 12-13 anni. Ero in libreria con mia madre. Una volta visto questo libro, sfogliatolo un attimo, mi sono completamente innamorato e lo avrei voluto comprare se avessi avuto dei miei soldi. Dato che non lavoravo, perché 12 anni, fortunatamente non mi hanno mai sfruttato nel mondo del lavoro, mia madre aveva capito che a me questo libro piaceva tantissimo e non ce la passavamo tanto bene a livello economico, eppure ha fatto lo sforzo di prendere questo libro e di comprarmelo al costo di 12,90 euro. Mi direbbe: "Che sono 12,90 euro? Sono un bel po', se magari si passa un periodo economico abbastanza tempestoso." Il libro in questione è quello di Bruce Lee, Pensieri che colpiscono, in copertina l'artista marziale con un calcio laterale sinistro altissimo e un sottotitolo che recita: "Gli aforismi di Bruce Lee per la vita di tutti i giorni", edizioni mediterranee, stampato nel 2003 addirittura. Questo non è nient'altro che la raccolta per argomento degli aforismi di Bruce Lee. E uno direbbe: "Che ce famo con questi aforismi?" Bene, quando magari avevo dei dubbi su alcuni argomenti come la fede, il successo, la paura, la motivazione, ma ci sono veramente tantissimi argomenti: la vita, l'esistenza, il tempo, la radice, il momento presente, la realtà, le leggi, il vuoto, la mente, il denaro, il successo, gli obiettivi, aiutare se stessi, l'autorealizzazione, l'espressione della propria personalità. Ci sono tantissimi argomenti trattati a mo' di aforismi, quindi sono delle pillole veloci, di impatto, però dette da Bruce Lee, insomma,
mi hanno fatto veramente molto effetto e alcuni mi hanno cambiato la vita, una tra tante quella relativa alla paura, dove Bruce Lee recita semplicemente si è intelligenti quando non si ha paura. Ovviamente va molto contestualizzata questa frase, ma ti dico che il primo mio personalissimo libro che mi ha aiutato veramente nei momenti difficili è stato questo. Ci sono altri due libri, ti faccio vedere quello che ho scoperto ultimamente. Dritto al sodo, chi segue ormai la rubrica di crescita personale sa che questo libro mi ha cambiato la vita, cioè non è che mi ha dato un consiglio e da lì è partito un piccolo cambiamento. Dritto al sodo è stato probabilmente il libro proprio che mi ha rivoluzionato gran parte delle mie abitudini, perché con la sua arte dell'essenzialismo, quindi di liberarsi praticamente di persone, circostanze, oggetti che non mi servono, che non sono essenziali, che erano lì per motivi totalmente diversi e opposti a quello che è il motivo principe per cui uno dovrebbe avere qualche oggetto, e quindi di utilità, di piacere, di passione e quant'altro, Dritto al sodo è stato colui che ha innescato in me il cambiamento più grande in assoluto. Io avevo più o meno 1300 libri, una cosa del genere, ne ho venduti al mercatino dell'usato più di 700 dopo aver letto questo libro. Questo dovrebbe far capire che il cambiamento è stato lampante, in qualche maniera anche violento. Io ho praticamente implementato in me tutti i principi. Uno direbbe: che c'è bisogno di spendere 14,90 euro per capire che se un oggetto non ti piace devi liberartene? Ma probabilmente no, nel senso che se uno ha questo principio già di sé non c'è bisogno di comprare questo libro. Ma ovviamente non tratta soltanto di questo, ma anche della dimensione del gioco, come inteso come appunto cura. Tratta anche il fatto di cominciare a fare meno cose ma a farle meglio, eccetera eccetera, che sono consigli che detti così sembrano semplici e banali, ma contestualizzati, descritti e letti in un certo modo è tutta un'altra cosa. In info box ti lascio il link eventualmente per comprarlo da qualche parte. Te lo consiglio se nella tua vita c'è troppo caos e vorresti più ordine. Passiamo poi al libro per eccellenza, che dal punto di vista spirituale, se vogliamo, motivazionale, interiore, è stato il più importante. Non ha apportato dei cambiamenti come quello a livello pratico, a livello quotidiano, ma è stato più un libro di cuore, di anima, dove appunto a tirarmi su il morale erano semplicemente, le metto per, tra virgolette, semplicemente delle parole. Sto parlando di Il Tao per un anno, Deng Ming Dao. Questo libricino qui non so se si trova in giro, penso di sì, su eBay o su Amazon, ti lascio il link in info box come sempre. Allora, questo libro praticamente è diviso in 365 mini capitoli, quindi uno per pagina, sarebbe uno al giorno per 365 giorni, appunto per un anno, come dice il titolo, e sono quei consigli, forse troppo riduttivo, sono quelle perle di saggezza semplici e dirette che, lette in un certo momento con un proprio stato d'animo abbastanza inquieto, sono parole che sono messe al punto giusto nel momento giusto. Per esempio a pagina 23, l'undicesimo comandamento, io lo chiamerei per quanto è importante, è intitolato "Il fuoco si raffredda, l'acqua cerca l'equilibrio". Per quanto estreme, le situazioni cambiano, non possono protrarsi in eterno. Così l'incendio di una grande foresta è destinato a estinguersi e il mare in tempesta a placarsi. Gli eventi naturali si bilanciano cercando il proprio opposto, e questo processo di ricerca dell'equilibrio sta alla base di ogni risanamento. È un processo che richiede tempo. Se l'evento è di piccola portata, basterà una compensazione leggera. Se è straordinario, allora potranno occorrere giorni, anni, persino vite intere perché le cose tornino in equilibrio. Ma senza questi lievi sbilanciamenti, la vita sarebbe priva di movimento. È proprio il disequilibrio a promuovere i cambiamenti. Una centratura, un equilibrio totale significherebbero la mera stasi. La vita, invece, è il succedersi ininterrotto di distruzione e risanamento. Per questo i saggi conservano la pazienza anche nelle situazioni più estreme. Si tratta di una malattia, di una calamità naturale o della loro stessa ira. Essi sanno che allo sconvolgimento seguirà la stabilità. Questo appunto è uno dei piccoli mini capitoli da leggere in poco tempo che, ripeto, in un momento particolarmente buio della propria vita, sicuramente, come dicevo prima, danno una mano, accendono quella miccia e poi la riflessione. E il cambiamento avviene in noi stessi, perché siamo noi a dare il permesso a questo cambiamento di far sì che si manifesti e che poi successivamente ci cambi, ci modifichi
o C, migliori semplicemente un aspetto che in noi non va più. Spero di averti risposto in maniera esauriente al tuo messaggio. Colgo l'occasione per dire a tutti gli altri che se volete potete tranquillamente chiedermi qualunque cosa relativa a questo argomento, sia di crescita personale sia di narrativa. Se posso, con tutta umiltà, con un parere prettamente e meramente soggettivo, vi risponderò con tutta sincerità e con un grande piacere. Vi voglio bene, ci vediamo alla prossima recensione o al prossimo video. Ciao!